Ma io partirei proprio dalla considerazione che anche sui giornali non emergono i dati tecnici su cui fondare una valutazione obiettiva, che sia in grado di informare tutte le persone in Italia, visto che è un'opera del valore di circa una quindicina di miliardi, potenzialmente aumentabili di molto, perché come tutte queste opere, con sorprese geologiche, si sa quando si comincia e non si sa quando e come si finisce, quindi da 15 miliardi in su. Ora, questi sono denari pubblici dei cittadini italiani, il finanziamento europeo, ricordiamolo, per ora è solo una parte marginale, stiamo parlando di meno del 5% per il momento, poi si vedrà in futuro, ma non stiamo parlando certo di un finanziamento totale. Allora, il cittadino italiano dovrebbe chiedersi prima di tutto quali sono oggi le priorità del paese e se questa opera ha un vantaggio per la nazione, prima ovviamente che un vantaggio a livello locale. Uno potrebbe anche dire la facciamo per il vantaggio della nazione anche se ci sono dei sacrifici locali. Io sarei pienamente d'accordo e ritengo anche i miei concittadini a ragionare in questo modo, purché mi si dimostri che effettivamente questo vantaggio c'è. E da tutti i dati che ormai da 20 anni vengono diffusi, non emerge un solo numero coerente con una situazione reale del trasporto merci e passeggeri attraverso le Alpi, considerando che la Val di Susa non è un baluardo impenetrabile che impedisce i traffici con l'Italia e il resto del mondo, è una valle già percorsa da un'autostrada, da un tunnel autostradale, dal tunnel ferroviario del 1871 che funziona ancora perfettamente, da una linea internazionale a doppio binario usata a circa il 25% delle sue potenzialità. E allora il nostro suggerimento è, prima di costruire le nuove piramidi, si cominci a dimostrare di voler usare bene l'infrastruttura esistente, che è ridotta a una situazione da terzo mondo. Io sono un pendolare, vi posso garantire che sui treni di questa linea, che dovrebbero essere i treni della neve, quelli che portano i turisti a Bardonecchia, a Sestriere, bisogna sedersi con un giornale sotto le chiappe per non sporcarsi gli abiti, ecco, quindi questo è il biglietto da visita che noi diamo su una cosiddetta linea internazionale. Allora si continuano a proporre delle fiabe per il futuro e si sa, quando si raccontano le fiabe nel paese dove Collodi ha ambientato Pinocchio, tutti ci credono, quindi basta dire sotterriamo gli zecchini d'oro e vedrete, crescerà l'albero e ne farà 10 volte tanto. Qui in realtà gli zecchini d'oro ve li prendono a tutti, più o meno 1.000 euro per italiano, e non crescerà un bel niente, questo è il problema. Allora suggeriamo, spendiamo molto meno, qualche milione di euro per mettere a posto la linea, compriamo dei treni nuovi, proviamo a rifare gli orari ferroviari, reintroducendo per esempio i treni passeggeri verso Lione che non esistono più, sono stati soppressi ormai da molti anni per carenza di passeggeri, non c'è nessuno che ci va su questa linea. Diventa comodo dire, ah, ma sì, non c'è nessuno che ci va perché la linea non è nuova, se la facessimo nuova automaticamente ci sarebbero i passeggeri. Cioè vedete che sono sistemi di ragionamento per cui vale tutto. Ognuno di voi potrebbe inventarsi la più grande opera che si gli passa per la testa e giustificarla con ogni genere di fiaba, poi però i soldi sono pubblici, allora non va più bene. Vorrei che questi futuribili personaggi come Chiampaino ci spiegassero l'utilità di quest'opera. Di fatto da parte del fronte dei favorevoli arrivano soltanto mantra, continuano a citare parole vuote tipo il progresso o il rischio di rimanere emarginati dai flussi. Poi appena uno prova a chiedere flussi da che, allora il discorso si confonde e sparisce nel nulla. Mentre dall'altra parte ci sono argomenti solidi e non ideologici, cioè l'inutilità logistica di un'opera che si scontra con il sistema di trasporto merci di tutto il mondo, con una rete viaria in valle che è più che sufficiente, con il disastro territoriale ed economico che si produrrebbe con 20 anni e più di lavori. A Parigi ci andremo in 3 anni, fra 25 anni, in Grecia ci andiamo davvero fra 3 minuti, quindi sono d'accordo con Gigi Sullo. Ti faccio anche un'altra domanda rispetto al panorama, cioè come giudichi anche una sorta di compattamento che c'è nell'arco dei partiti, salvo pochissimi, su certi temi, politica estera, politica economica, politica infrastrutturale, come la vedi, qual è il tuo giudizio? Guarda, a costo di essere rozzo nel giudizio, io qui,
tra l'altro di fronte a un sistema di governo assolutamente trasversale rispetto agli schieramenti politici, cioè a destra sul piano statale e quello regionale, a sinistra su quello locale, un sistema di governo che sceglie di attaccare i propri cittadini, di devastare il territorio, di criminalizzare chi lo abita e di colpire fisicamente, vedo una prova di più in questo compattamento, vedo una prova di più del fatto di una classe politica del tutto slegata dagli interessi del paese, della società civile, dai reali bisogni, una classe politica totalmente autoreferenziale che si traduce ormai in quello che una volta si chiamava ceto politico, un ceto che combatte una specie di lotta di classe contro gli altri ceti. Forse è ora di considerare la classe politica, senza per questo cadere nel qualunquismo, ma la classe politica intesa come rappresentanza dei partiti è questa cosa qui, quindi forse è ora di constatare il fallimento dei partiti. Io credo che dalle ultime tornate elettorali, cioè dalle primarie al referendum, si sia verificato un segnale di insofferenza civica nei confronti di questo meccanismo dei partiti che coinvolge in maniera identica la sinistra e la destra, solo che noi siamo troppo paralizzati ideologicamente per renderci conto, come invece per esempio quando gli indignados spagnoli, di questo compattamento di cui parli tu, e quindi siamo più passivi e più inerziali. Credo che ci sia in Italia e nel mondo un progetto più sciagurato, senza senso, costoso, inutile, oltre che ovviamente molto dannoso per l'ambiente, della TAV Torino-Lione. Cioè, oggi c'è sul Manifesto un articolo di un docente del Politecnico che si chiama Tartaglia, che spiega molto bene le cose, no? È una galleria che duplica una linea già esistente, sottoutilizzata perché il traffico lungo quella direttrice è in decrescita continua e continuerà a essere in decrescita nel corso del tempo. Era stato pensato per far viaggiare i passeggeri a 300-250 km all'ora, siccome è del tutto evidente che questi passeggeri non ci saranno, adesso sostengono che la useranno per farci viaggiare le merci, cioè in sostanza i camion, cioè farci salire sopra i camion come autista per trasportarli a 300 km all'ora lungo una galleria di 50 km per poi sbarcare a Lione o a Torino e riprendere il loro viaggio interrando le autostrade di una regione e dell'altra. Naturalmente non ci sarà, a meno che vengano costretti con la forza, non ci sarà nemmeno un camionista disposto ad affrontare i costi di una sciocchezza di quel genere, e la conclusione è che tutti questi lavori vengono fatti esclusivamente per dar da mangiare all'industria delle costruzioni, che prima si è alimentata con le opere per le Olimpiadi invernali, poi con quelle della metropolitana cittadina, e adesso rischia di rimanere senza lavoro se non ci sarà qualche grande opera che la sostituisca. L'ultima cosa che voglio dire è che in mezzo a questi costruttori è ben radicata, è presente ormai dichiarata la presenza dell'ndrangheta e di una malavita organizzata che tra l'altro è la mia ramificazione in tutti quanti i partiti che si sono coalizzati nel imporre questa soluzione. L'ultima cosa che volevo dire è che questa vicenda della Val di Susa mette molto in chiaro che non esiste una contrapposizione tra statalisti e liberisti. Lì abbiamo un insieme di forze che si dichiarano liberiste, che ricorrono allo Stato e ai soldi dello Stato per fare delle opere che facciano in qualche maniera, cerchino di tenere in piedi delle imprese che altrimenti non avrebbero assolutamente mercato. E statalisti e liberisti si contrappongono invece a una popolazione che è impegnata nella difesa dei beni comuni, e credo che nessun episodio della vita politica e sociale recente metta così bene in chiaro che la contrapposizione vera che oggi attraversa la società è quella tra la combinazione statalismo e liberismo da un lato e la difesa dei beni comuni dall'altro. Credo che ormai tutte le divisioni politiche reali non passino attraverso distinzioni come destra o sinistra o liberismo o statalismo o riformismo eccetera, ma esclusivamente attraverso la contrapposizione fra chi difende i beni comuni e chi invece li attacca in nome degli interessi e del business.